Sì. Ma innanzitutto buonasera a tutti, scusate se sono arrivato solo ora, impegni, come dire, giornalistici, visto rubi dominante direi in questo periodo, purtroppo non si parla di cose come dire, di un rilievo economico, finanziario, siamo occupati, ci dobbiamo occupare di quello che accade nelle stanze di Arcore, insomma. Lascio abbastanza stupefatti. Detto questo, Metastasi, ne avete sentito parlare, alcuni di voi magari l'hanno letto, Claudio ha dato una presentazione del metodo di lavoro, no, con il quale abbiamo frequentato questo collaboratore di giustizia, abbiamo fatto dei sopralluoghi, abbiamo sentito altri pentiti. Metastasi segue Vaticano S.P.A., il libro sulle finanze vaticane che ho scritto nel 2009, che si basava su dei documenti sulla storia dello IOR attraverso le malefatte della Banca del Vaticano. Dico questo perché dopo Vaticano S.P.A. che ha fatto 250.000 copie, personalmente cercavo un argomento che potesse come dire, avere, essere un buon, davvero un buon libro numero due, ed è chiaro che la 'Ndrangheta è porta degli elementi di assoluta novità sul piano della saggistica, perché è un'organizzazione criminale ancora poco conosciuta, insomma, al di là dei libri di Gratteri, di Nicola Gratteri, che è un brillante magistrato della procura di Reggio Calabria, che ha scritto Fratelli di Sangue, che ha scritto dei libri importanti. Sulla 'Ndrangheta ancora oggi si conosce poco, soprattutto si conosce poco sulla mentalità 'ndranghetista e sulla capacità di fagocitare le cellule sane che la 'Ndrangheta ha sviluppato in maniera sorprendente e sicuramente in maniera abile, tanto da venire sottovalutata da parte di tutti noi. Cioè, di 'Ndrangheta si parla poco. Per questo Metastasi, al di là delle vicende di Versace, della Lega, che sono aspetti, come dire, che hanno sollevato delle polemiche e quant'altro, delle critiche, delle messe in dubbio delle parole del pentito, come se il primo a dubitare delle sue parole, nel senso che abbiamo rimesso proprio qui al procuratore aggiunto di Roma, Giancarlo Capandola, la prima copia del libro perché facesse le considerazioni e le valutazioni sull'attendibilità di un pentito che allo Stato, anche ieri dopo dato una sentenza, ha sempre ricevuto il massimo dell'attenzione da parte del magistrato e in tutti i gradi di giudizio, sì. Quindi anche, non soltanto i PM ma anche i tribunali hanno decretato che Giuseppe Di Bella è un pentito affidabile e che ha sempre confermato le proprie parole e le dichiarazioni. Quindi tra l'altro da poco uscirà le motivazioni di una sentenza d'appello di Milano, Corte d'Appello di Milano, dobbiamo recuperare. La 'Ndrangheta oggi ha una capacità criminale estremamente elevata. La 'Ndrangheta oggi è quasi monopolista nell'importazione della cocaina da parte del Sud America. La 'Ndrangheta oggi ha un fatturato, secondo gli istituti di ricerca confrontati, l'ISP mi sembra che indichi addirittura 44 miliardi di fatturato. La 'Ndrangheta oggi va dai mercanti della morte, della droga, di colombiani e tratta le partite significative della cocaina che arrivano in Europa non ingerite nei bussolotti da 10 grammi che vediamo quando vengono fermati questi poveracci che trasportano la cocaina, vengono fermati negli aeroporti, negli scali internazionali. Ma la cocaina arriva via nave, arriva via aereo, tramite l'asse Sud America, Africa, Spagna o Africa Italia.
sono le gang campane a trattare con gli uomini di Bogotà. Della 'Ndrangheta, per questo sistema di doppia affiliazione, i 'ndranghetisti sono tra loro tutti parenti, ci sono i matrimoni combinati, e dall'altra parte c'è l'affiliazione criminale, no? Ecco, questa doppia affiliazione di sangue e di clan la rende abbastanza impenetrabile. Io ogni tanto racconto un'esperienza un po' allucinante che ho vissuto tra Bovalino, Platì, questi paesi, quando sono andato giù ho conosciuto la moglie di un pentito, e quando l'ho conosciuta lei era vestita di... no, scusate, la sorella, era vestita di... tutta di nero. Anche io non capivo perché, lei fa, no, ma... insomma, è morto, ma guarda, non è morto, sta collaborando con la giustizia. Però lei, essendo in una comunità natile di Careri, che è un paesino dove c'è il più alto tasso di affiliati alla 'Ndrangheta al mondo, cioè una percentuale altissima di affiliati, lei ovviamente doveva comunicare agli altri per rimanere in vita, quindi una scelta anche di necessità, oltre che come dire, di rispetto. E questa è una situazione che si sposa con l'omertà che c'è al nord. Un'omertà meno visibile. Samo si spiegherebbe come mai la Garofalo, questa ragazza, anche lei collaboratrice di giustizia, è stata sciolta nell'acido pochi mesi fa alle porte di Milano. E questo era impensabile. Se noi avessimo solo ipotizzato un fatto simile qualche anno fa, che la 'Ndrangheta potesse avere la disponibilità logistica, il potere, la sfrontatezza e la sicurezza di andare a sciogliere un collaboratore di giustizia nell'acido, come facevano i corleonesi più agguerriti di Di Matteo, lo ricordate, no? Quel ragazzino, la fine che ha fatto. Ecco, se solo immaginavamo, ipotizzavamo questa cosa un po' di anni fa, era, nessuno avrebbe sottoscritto l'ipotesi stessa. Quindi Metastasi è un viaggio, come ha detto, mi diceva Gratteri, il procuratore di Calabria, è un viaggio nella retrobottega della 'Ndrangheta. Cioè, leggendolo si capisce la mentalità, al di là dei fatti narrati. Poi c'è il capitolo di Versace, dove Di Bella afferma di essere andato a cercare di recuperare le cenere dello stilista, che dice di aver visto insieme a Gianni Versace. La famiglia ovviamente ha smentito, ha annunciato iniziative legali contro Di Bella. A sostegno di Di Bella abbiamo inserito anche la testimonianza di un altro collaboratore di giustizia, che è Filippo Barreca, che è un importante collaboratore di giustizia sulla 'Ndrangheta, uno di quelli che ha permesso, consentito le centinaia di condanne dopo la guerra regina di 'Ndrangheta degli anni 80, insomma, negli anni 90 ci sono stati maxi processi a Reggio Calabria, lui era il principale accusatore, insomma, un pentito che anche lui è anche l'unico boss che si è mai pentito della 'Ndrangheta, perché anche qui i pentiti sono pochi, i boss, cioè lui e un altro, ecco. E lui dice, Paolo De Stefano, cioè uno dei patriarchi della 'Ndrangheta, mi confidò che avevamo già Gianni Versace nelle mani. Queste sono due pentiti che racconto questi fatti. Ma vedete, quello che per me è più importante nel libro è dare a tutti noi la possibilità di percepire come questo fenomeno criminale possa toccare la vita di ciascuno. Perché non è così estraneo alle dinamiche economiche, finanziarie, quotidiane della nostra esistenza. Anche dei giornalisti, ma non solo come vittime di atti intimidatori. Gli annali giudiziari calabresi raccontano anche di convivenze da parte dei giornalisti. Il silenzio è una convivenza? Sì, anche il silenzio è una comoda convivenza. E quindi fare un libro di questo tipo, sapendo che dobbiamo rompere dei silenzi, no? Perché sai, finché finché tocchi l'ala militare dell'organizzazione criminale è un conto,
accorciare la capacità, la permeabilità di un sistema criminale, di un sistema sociale nel quale noi tutti nuotiamo, chi bene, chi male, chi pensa bene, chi pensa male, diventa molto più scomodo. A me dispiace solo che, e poi passo la parola a Claudio, sto andando un po' così, mi sto toccando dei punti. L'altra questione è sulla Lega. Quello che mi dispiace è che ovviamente a fronte delle dichiarazioni di Roberto Saviano sui rapporti Lega-Drangheta che sono state nella trasmissione, come si chiama quella trasmissione? Non mi dico il vento, insomma. Lui, insomma, abbiamo visto, e lì c'è una risposta anche un po' così. Roberto Saviano che attacca la Lega ha un effetto mediatico dirompente. Poi è uscito il libro dove un paragrafo si racconta, Giuseppe Di Bella racconta di un incontro, dice di essere lui, è stato testimone oculare di un incontro tra il suo boss e un giovane leghista che noi indichiamo come Gamma, ma che poi, insomma, Di Bella ad anno zero ha poi indicato nell'ex ministro Roberto Castelli. Roberto Castelli ha negato fermamente qualsiasi tipo di contatto di conoscenza. Di Bella non solo ha detto che il nostro questo Di Bella è un tossico dipendente, che è un drogato, ma che Di Bella si è risentito e il giorno dopo è andato a fare tutti gli esami clinici, quelli retroattivi, no? Io non posso farla per altri motivi, però sapete che col dal capello puoi andare dietro di molti, molti mesi, insomma, in questi proprio questi. Questi esami hanno dato esito negativo, nel senso che non ci sono né sostanze alcoliche né soprattutto sostanze psicotrope o stupefacenti che siano. E lui denuncerà Di Bella, denuncerà Castelli, che a sua volta, insomma, ci sono delle controversie. Però ripeto, al di là di questi aspetti che hanno avuto un interesse mediatico, c'è questo, c'è il retrobottega, per dirlo con le parole di Gratteri, e la Drac. C'è questa capacità direi che poi è una, no? L'intimidazione è una delle chiavi del potere di questa organizzazione criminale. Per questo uno fa finta.